Franco Iacca, stamattina lei è qui al liceo classico per relazionare riguardo la guerra. Lei è un analista, insomma, sentiamo i talk show e quello che si dice, insomma, sulla guerra. Tutti noi cerchiamo di capire qual è il vero motivo di questa guerra, che ancora non è chiaro. C'è, insomma, un orientamento un po' occidentale che ci dice che Putin ce lo descrive come il dittatore, come il cattivo della situazione. Dall'altro lato, insomma, un'ingerenza della NATO che invece ha provocato tutto questo. Lei cosa ci dice invece? Beh, come ogni guerra, la prima vittima è la verità. Da parte russa ci sono dei presupposti alimentati dal regime validi, secondo Putin e la sua leadership. Dall'altro canto c'è l'Ucraina e la NATO, un paese che sta sostanzialmente conducendo una guerra per procura tra l'Occidente e la Russia. E adesso non importa chi ha ragione, l'unica cosa che conta è che le due parti arrivino immediatamente a un cessate il fuoco che possa essere propedeutico alla pace, perché uno status quo strategico, questo stallo, nonostante le dichiarazioni, il famoso o annunciato o paventato blitzkrieg russo non si è verificato. Quindi le forze di Mosca sono impantanate in quello che è un vero e proprio stallo strategico. Quindi l'unico obiettivo adesso è giungere a un compromesso per un immediato cessate il fuoco, perché i continui sbarramenti di artiglieria russi indiscriminati contro la popolazione non fanno altro che determinare morti e non fanno altro che innalzare mura ad un processo di pace che è doveroso, perché come tra l'altro oggi ne parlerò. Non si chiede di non odiare questa guerra, non si chiede di non odiare gli attori, quello poi è lasciato alla specifica soggettività di ognuno di noi. Il punto è che bisogna cessare il fuoco intanto per evitare un'escalation terribile che potrebbe coinvolgere la NATO. Coinvolgendo la NATO, un conflitto convenzionale si potrebbe tramutare probabilmente, molto probabilmente, in termonucleare. Non ci sarebbe giorno, non ci sarebbe alba di un giorno dopo un conflitto termonucleare. Ma noi della Russia abbiamo bisogno, noi come NATO, perché vi è l'esigenza di imbrigliare questa capacità strategica di proiezione in futuri trattati di non proliferazione nucleare. Quindi l'opinione pubblica può continuare a odiare, odierà, magari tra 10 anni faremo nuovamente pace con la Russia, forse meno con Putin. Ma l'obiettivo è che noi abbiamo bisogno anche della Russia, soprattutto come seconda, o comunque, chiamiamola come potenza strategica insieme agli Stati Uniti, per imbrigliare quel demone che è il nucleare. Dottoressa, ormai con la pandemia, insomma, tutti noi abbiamo fatto i conti con tutte quelle che sono le ansie e quello che è legato a uno stato emergenziale come quello che abbiamo vissuto. Poi improvvisamente la guerra, altre paure che in ognuno di noi, insomma, emergono. Come si fa a vivere, cercando di documentarsi, aprendo, insomma, la televisione, ascoltando quello che succede, allo stesso tempo non, insomma, iniziare a soffrire nuovamente? Sì, diciamo che dopo la pandemia ci stanno mettendo un po' a dura fatica la salute mentale. E oggi infatti parleremo proprio di questo, di ansia e paura derivanti dalla guerra e con alcune strategie da seguire per evitare, insomma, di farci proprio soffocare dall'ansia. Allo stesso tempo si vedono queste immagini di queste donne con i bambini che scappano da un paese e che lasciano tutto, lasciano la propria casa. Ognuno di noi immagina, insomma, pensa se questo dovesse succedere a me, che cosa succede a livello proprio psicologico a chi deve affrontare una catastrofe che non è solo esterna, ma anche interna di questo tipo? Sì, purtroppo diciamo il rischio è poi quello di proprio cadere in un disturbo post-traumatico da stress, che è proprio soprattutto è un disturbo per le vittime di guerra, quindi questi bambini e queste donne sicuramente poi si troveranno a dover, diciamo, curare degli aspetti psicologici non indifferenti più in là quando. Noi in questo momento stiamo fornendo loro abitazioni, vestiari, insomma, quelli che sono i generi di prima necessità, quindi per loro serve anche una rete di esperti che possa, insomma, aiutarli e supportarli nei prossimi mesi. Sì, su questo l'ordine si sta organizzando proprio per fornire sostegno psicologico a queste donne e a questi bambini che verranno accolti in Italia. Già c'è una rete che si sta mobilitando in tal senso, quindi noi siamo a disposizione assolutamente. Questi ragazzi sono abituati a studiare dai libri di storia i grandi conflitti mondiali, oggi invece
un incontro particolare, anche perché porta un esperto di analisi. Insomma, in questo momento stiamo veramente stiamo scrivendo la storia del nostro tempo, e purtroppo è ancora una volta una storia di conflitti. Sì, la scuola non poteva esimersi dal far riflettere e far conoscere ai ragazzi la situazione attuale in una maniera, diciamo, più analitica, grazie alla presenza del dottor Iac di oggi, perché le notizie sono tante, le notizie sono anche spesso un po' non reali o comunque un po' falsate, ed è giusto che i ragazzi invece abbiano una conoscenza approfondita e oggettiva per riflettere su quella che è, insomma, l'assurdità della guerra e i risvolti che può avere anche in una possibile evoluzione, ma non questo per creare ansie e preoccupazioni ulteriori in questi giovani che già escono dal periodo pandemico e quindi sono, per così dire, provati, ma per affrontarla con la giusta lucidità, anche nella consapevolezza di quello che può essere il contributo di ognuno di noi a costruire la pace, perché è chiaro che il nostro intervento e il loro intervento non potrà essere diretto nelle zone del conflitto, però educare, questo è compito della scuola, i ragazzi alla pace tramite le singole discipline di studio, ognuno per la propria materia, può essere il modo giusto per prevenire, e questo sarà anche ulteriormente approfondito dalla dottoressa Federica Scaturro, che aiuterà i ragazzi considerare l'attuale conflitto e l'attuale momento con il giusto distacco, con la giusta lucidità, ma anche con la giusta partecipazione.